zio quanto è carica qui stasera, si festeggia uno sposo! Ma andiamo a capire meglio chi abbiamo di fronte. Ciao, come ti chiami? Ivan! Ivan, Ivan il terribile! Grande! Di dove sei? Ivan lo stronzo! Di dove sono? Di Pegognaga! Ci piace, Ivan di Pegognaga! Allora, andiamo a capire meglio cosa sta per succederti. Perché indossi questa maglietta con scritto Game Over? Fammi vedere bene. Hai finalmente deciso di porre fine alle tue serate bislacche e libere? Bravo, esattamente così. Hai deciso d'ora innanzi di averne solo una? Sì. Sei convinto? Sì. Sì. E lei? No. Sì. No. L'accendiamo? No. Sì. E allora vamos! Ma dici un po', cosa ti ha convinto a sposarti? La suocera! La vuoi finalmente sposare? Uno sincero, ti hanno beccato e ti hanno detto ormai è tua! Esatto, è una roba del genere, abbiamo fatto la fuga. Ma andiamo a vedere chi ti accompagna, cosa ne pensa di questa situazione. Partendo dalla destra del teleschermo, ciao, tu sei? Testimone. Testimone, cosa ne pensi di questo grande passo del nostro Ivan? Secondo te è un uomo serio che... No, che poi volevo chiedere... Ok, lui ha dato la sua. Proseguiamo, troviamo... Marco, ma cosa ne pensi di quel... Ah, l'altro testimone. L'altro testimone. Scusa, questo con la pasta è un simbolo casuale o è motivato? Mi sono svegliato così stamattina. Attenzione, c'è una storia nascosta, andiamo a chiedere al chitarrista. Ciao, tu sei? Luca da Mantova. Luca, qual è la storia che nasconde questo? Io sono l'arbitro della cosa e amore vero. Finalmente qualcuno che difende Cupido. Vedi, lui è amico, deve tenere a botta. Ma proseguiamo, troviamo un altro amico. Ciao amico, tu conosci la futura sposa? No. No, bene, ci piace. Allora chiedo a te dopo. Wow. Allora amico, dimmi qualcosa di positivo, perché lo dovrebbe fare? Non saprei dire sinceramente. Bene, e secondo te riuscirà a tenerlo a bada? Ma sì, no, sono convinto che riuscirà. Bene, dai, perché andiamo. E allora l'altro amico è? Pezzo. Ciao, cosa ne pensi della futura sposa? Vamos, ci piace, anche perché è una che riesce a sopportare lui. Esatto. Ma attenzione, abbiamo in seconda fila, sicuramente non meno importanti, lui è Davide. Ciao Davide, allora Davide, tu sarai presente al matrimonio. C'è il piercing. Tu sarai il piercing. Sarai quello che fa il furbetto con le single che arrivano al matrimonio. E andiamo. Penultimo, ma sicuramente importante anche egli, lui è Andrea. Ciao Andrea, allora quant'è che hai in relazione con questo pazzo? Da stasera, bene, ci piace. E ha trovato le parcheggio. Così di primo acchito, un pregio e un difetto. Un pregio? È un culo. Non ne ha. E un difetto? È un culo. Tantissimo. È un culo. È che è un matrimonio in copertura. Vamos! Vedo che hai degli amici veramente. Scherzo, vogliamo bene. E abbiamo lasciato per ultimo lui col cappellino conico a bua, perché mi sembra folle abbastanza. Lui è Riccardo. Ciao Riccardo. Allora, tu Riccardo sei sposato? No. Single. Mai stato. No, fidanzato. Okay. Allora, cosa ne pensi sinceramente del fatto che lui sta per sposarsi? Lui ha trovato la ragazza giusta, la sua donna quella. E andiamo, e allora per coronare questo sogno d'amore vogliamo sentire come te la cavi con questa bellissima canzone. Oh! I don't have my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I met a few. I have my shells and king in my face, and I've got a cool. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end.
champion. We are the champion. No time for losing, 'cause we are the champion of the world. I've taken my bow and my cotton cord. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I take you all, but if there's no bed of roses, no pleasure, I can see another chance before all you my reign. Champion, we are the champions.